Voi avete incontrato il neocandidato Giuseppe Sala, che cosa vi ha detto rispetto soprattutto all'operazione di dismantling? Ovviamente Sala non poteva prendersi impegni, però ha sicuramente promesso di studiare e tenerci, diciamo, in considerazione perché vuole conoscere bene la nostra situazione e noi abbiamo tenuto a informarlo sulle nostre attività, le nostre funzioni, che sono fondamentali perché in realtà, legato alla sua funzione recentemente conclusa, ottimamente, almeno per la città di Milano, cioè il grande evento Expo, la città metropolitana ha una funzione fondamentale che è quella di occuparsi del rilascio delle autorizzazioni, ambientali relative al recupero dei rifiuti. Siccome attualmente l'area Expo deve smantellarsi, cioè i capannoni, tutto ciò che è stato costruito deve andare in smantellamento. Attualmente le aziende che si dovranno occupare del recupero dei rifiuti che verranno prodotti potranno partecipare alla gara d'appalti soltanto se saranno dotati di autorizzazione che soltanto la città metropolitana ha la possibilità di rilasciare. E quindi attualmente il nostro settore rifiuti purtroppo ha degli istruttori tecnici che sono tutti a tempo determinato e quindi noi abbiamo necessariamente bisogno della proroga per poter svolgere questa funzione fondamentale, se non indispensabile per la città metropolitana.